Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, tantissimi, tantissimi auguri perché questo è il primissimo video dell'anno, o il primo o il secondo che caricherò, ma il primo che registro proprio, quindi tanti auguri, buon inizio anno. Speriamo che quest'anno, insomma, si porti via questa cavolo di pandemia, quantomeno, perché non se ne può più. Comunque, ragazze, quest'anno deve essere l'anno fortunato, assolutamente. Beh, insomma, 2022, anno pari, io sono un po' col discorso pari, dispari, quindi anno pari, chissà, chissà. Tanti, 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 tanti auguri a tutti voi. Allora, incominciamo il video, quindi primissimo, quale deve essere? I terminati nel mese di dicembre. È volato, non me ne sono neanche accorta, nel giro di pochi giorni è passata la vigilia, è passato il Natale, siamo arrivati proprio al 31, così, non so voi, ma veramente non mi sono neanche accorta di dicembre proprio. Vabbè, allora ragazzi, sugli occhi invece vi segnalo questa matita qua di Astra, dura un sacco, la colorazione è 18, fantastiche, ve le consiglio un sacco i trucchi di Astra, ma anche come matita perché dura tanto, questo marrone rossiccio, fantastico. E poi invece sulle labbra ho un rossetto semplicissimo, nude, l'avevo trovato su un giornale, sto parlando di Catrice, che è un effetto matte, però in verità comunque è morbido come rossetto, è cremoso anche se poi finisce matte. E la colorazione 090 Forbidden Mauve. E questo è, ogni tanto vi faccio vedere, è raro che vi faccio vedere cosa indosso, però insomma quando ci siamo organizzati, perché no? Allora, questo mese è la saga degli assorbenti, non lo so, c'è stato un problema perché non riesco a capire quanti io assorbenti abbia terminato. Adesso li cerco, così almeno ce li leviamo fuori subito dalle scatole. È anche vero che a mia discolpa, diciamo così, perché sono stata una consumatrice seriale proprio di assorbenti, è che ho finito un pacchetto di assorbenti al lavoro anche, e quindi insomma se ne è aggiunto uno in più. Ma la cosa meravigliosa che mi è capitato è una bruttissima dermatite. Aspettate che vedo di sistemare la gamba prima che vada. Vi dicevo che mi è capitato purtroppo una bruttissima dermatite post ceretta. Io faccio la ceretta totale sotto e non so che cosa sia successo questa volta, perché comunque la settizia è sempre la stessa, i prodotti quindi sono sempre gli stessi che uso anche dopo. Mi è venuta una fantastica dermatite terribile, proprio dermatite dichiarata, la sto ancora curando a distanza di un bel po', e di conseguenza il mio terrore era che con il ciclo la situazione, che era leggermente migliorata, peggiorasse, e di conseguenza mi sono cambiata molto 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 più spesso del dovuto, proprio per questa paura di qualche irritazione da assorbente, e vabbè, quindi ne ho finiti un po' di più del solito. Allora, i miei soliti Lines Idea, questi qua per flusso abbondante, all'interno poi ce ne sono 7, sempre meno, comunque sto parlando di questi qui, sapete che io li amo perché sono belli lunghi e comodi. Ho finito della gessa quelli notturni del DM, all'interno qua invece ce ne sono 10 extra lunghi. Vi dico la verità, ragazze, vale la pena, cioè comprateli perché costicchiano un po' di più rispetto a magari tipo anche in Uvenia, in sconto 1,19 €, così se non sbaglio 1,50 €, però ragazze, ogni volta che vado al DM mi infilo un pacchettino nel carrello perché sono comodi, vanno bene, il loro lo fanno. Mi sono macchiata, ecco il rossetto ovviamente. Ho finito in Uvenia, dentro ce ne sono 8, Good Night Ultra Large più con ali, flusso molto abbondante, c'è scritto qua nel triangolino. Questi qua, per chi lavora e non ha la possibilità tanto di andare in bagno, di cambiarsi, deve aspettare le pause, sono comode ragazze perché sono davvero lunghi, veramente davvero lunghi. Ho finito della sempre questi assorbenti qua che ho utilizzato il primo giorno e l'ultimo giorno, senza arte né parte, sono assorbenti un po' più lunghi del normale, di quelli più leggeri, diciamo così, però ovviamente non sono lunghi come quelli notturni. E purtroppo ho finito i miei Tena, anche se preferisco quelli a vita alta marroncini, comunque ho finito i miei Tena Silhouette, sono queste mutandone qua da super nonna Belarda, che però per andare a letto, ragazze,
la vita. Io poi metto o l'assorbente lavabile sopra o un assorbente normale, anche se è corto, poco mi interessa perché assorbono l'impossibile. Quindi chi ha un flusso abbondante anche di notte tende a girarsi e rigirarsi nel letto, io ve li consiglio, non sono... Vi dicevo che non sono fantastici, però ragazzi, in quei momenti lì, cioè io non è che sto lì a guardare cioè se sono carina o meno, però sono davvero funzionali. Ho preso una L, la L veste bene, veste grande, anche perché comprende una 50 o una 60, quindi sono molto elastici. Ragazzi, se avete un 48 così come taglia, andate anche su una M, a dire la verità. Il problema è che io voglio essere comoda a letto, quindi roba più larga possibile, specialmente i primi giorni che mi fa un mal di pancia terribile. Di conseguenza so anche uno slip, un assorbente stretto, non ci siamo. Quindi ecco, vi dico per quello, però comunque qua dice che la M comprende da un 42 a un 50, quindi capite bene che avete voglia, vero? M, sì, 42-50. E questi sono a vita bassa, altrimenti ci sono anche in vita alta. C'è il colore bianco, nero e crema. Qua c'è scritto. Eccoli qua. E io infatti preferisco, questi vanno bene per carità, però io mi sono trovata molto meglio con quelli color crema perché sono più carini. Ma con quelli a vita alta perché i ragazzi vi fasciano di più, vi tengono anche tutta la pancia un po' compressa, in modo che se soffrite di dolori come me siete più comode. Poi ho finito un po' di salviette. Allora, vorrei fare una roba unica. Ok. Allora, ho finito le salviette al struccanti acqua di rose. Ragazze, fatemi sapere se anche voi avete trovato più secche del solito le salviette. Cioè, una volta io lo stesso tessuto lo utilizzavo, lo giravo e lo rigiravo, e con uno riuscivo a struccarmi bene due occhi. Adesso con uno faccio fatica ad arrivare a fondo di un... cioè, con una salvietta faccio fatica ad arrivare a fondo di un occhio. Non so se hanno cambiato il tessuto, che quindi non si riesce bene a riutilizzarlo in più sensi, o se si sono fatti meno imbevute del solito, non lo so, fatemi sapere. Fatto sta che non mi sono trovata tanto bene. Argan di equilibrio, se avete struccanti viso e occhi, insomma ragazze, sì, per carità, più imbevute di quelle lì all'acqua di rosa sicuro, però niente di eccezionale. Della COP salviette igienizzanti multiuso da tenere in borsa, queste sì, buone, profumate, insomma, dice timo arancio e infatti si sentiva il timo. Ho finito poi la carta igienica umidificata del Cadis, mi sta piacendo davvero tanto, fantastica, veramente, devo andare a fare scorta. Queste salviette qui che ho utilizzato sono, cosa dice, salviette umide per mani e viso, il profumo di Lampone. Le ho utilizzato sia per sedere che per quant'altro, comode, sono del DM, costano poco e sono carine, però non sono gettabili nel WC, mi raccomando, ve lo ricordo. Poi ho fatto questa fantastica colorata, qua ho anche devo avere un plumino o qualcosa, guardate, sono rossa. Le mie colleghe mi dicono, no, ma stai bene, io mi vedo sotto la luce, proprio alla luce diretta, io mi vedo più rossa del normale. Comunque sto parlando della tinta Mogano, il Casting Cream Gloss, eccola qua. Dovrebbe schiarire, la colorazione è 5,50, effettivamente comunque diceva. Però guardando dietro mi avrebbe detto che avrei preso un po' anche di castano più che rosso rosso, perché tende un po' più, vedete, un po' più all'oscuro. Dura fino a 28 shampoo, ragazzi io ce l'ho su da, l'ho fatta il 2 o il 3 di dicembre se non sbaglio, quindi ormai quasi un mese che ce l'ho su, e invece di schiarirsi io la vedo sempre più rossa. O sta tirando fuori i miei riflessi naturali, perché io avrei dei riflessi rossi naturali in famiglia, o li sta tirando fuori o non lo so. Per carità, non mi lamento ragazze, perché comunque il colore non è male, però guardate, cioè, adesso lasciate stare i capelli spaesi perché non li ho pettinati, non ho fatto niente, devo lavarli stasera. Però secondo me ha più preso il rosso che non fa il... un castano, un mogano, non lo so ragazzi, non lo so, io nella mia testa, carina, pensavo di venire fuori in un altro colore, vi dico la verità. Comunque vabbè, queste colorazioni sono sempre carine da fare, comode, lasciano i capelli morbidi,
anche dopo, quindi io ve le consiglio, sono facili da utilizzare, hanno poi il loro balsamino attaccato, combinato, in omaggio, diciamo così, e sono buone, sono valide. Poi passiamo, per quanto riguarda il corpo, ho finito il scrub corpo intanto mi spalmo rossetto dappertutto, rigenerante con succo di arancia e carota, l'avevo preso da Eurospin, carino, nel senso che è un gel di frutta, però a differenza di tanti altri gel di frutta, questo qua aveva dei granulini un po' più spessi, quindi non male, sapete che io amo lo scrub strong, ecco, non è strong come piace a me, però ragazze è accettabile, ecco, è delicato perché ha questa cremina insieme a questi semi di scrub, c'è questa cremina che comunque lascia la pelle morbida, quindi ve la consiglio anche se non avete voglia di usare uno scrub gigante, uno scrub strong, volete qualcosa anche di soft, questa è carina, si trova da Eurospin, costa poco. Ho finito proprio stamattina invece lo scrub olio rassodante Bottega Verde e il caffè verde, levigante rinnovatore, l'aveva consigliato sempre Caterina. Ragazzi, la profumazione è buonissima, l'ho amata. Avevo preso anche il siero per il seno, se non sbaglio, sempre del caffè verde. La profumazione è buonissima. Lo scrub, ragazze, mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Allora, costa davvero tanto, quindi o lo trovate in offerta o se no, secondo me, potete anche evitare di comprarlo, perché preferisco piuttosto spendere soldi per quello di Equilibra, che è un bussolotto anche gigante. Profumazione buona, scrub, il problema è che alla fine mi sono ritrovata con lo scrub e basta olio, praticamente basta niente, lo scrub era secco, quindi vi consiglio di mescolarlo bene col dito, io sono andata dentro e ho mescolato subito all'inizio, però vi consiglio anche di capovolgerlo ogni tanto, perché sennò vi ritrovate alla fine che siete a secco proprio. Oggi l'ho finito, ma era davvero secco, 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 mancava la parte oleosa da spalmare bene, quindi i granuli si perdevano un po'. Effetto rassodante, lascia la pelle morbida, sì, lascia la pelle compatta anche, e Caterina faceva notare che a lei faceva fare un po' di pipì, ed effettivamente non so se magari il massaggio eccetera eccetera, anch'io ho notato questa cosa qua di essere... sono una che va comunque in bagno tranquillamente, però ho notato di essere meno gonfia del solito, ecco, quando trattengo i liquidi tipo pre-ciclo, durante il ciclo, quindi per quello su quel punto di vista lì aiuta, però dovete massaggiarlo. Lascia la pelle in verità però morbida, scrava bene perché lo scrub è grosso e spesso, però vi lascia la parte morbida. Ho finito poi la maschera per i capelli di Intra il Cocco, biomaschera nutriente, capelli secchi e sfibrati, cocco e karité. Ragazze, questo è amore, amore. Quando finirò le altre maschere andrò a fare scorta di queste, perché sa da cocco, sa da cocco. Il cocco che vi vendono proprio anche sulla spiaggia, latte di cocco, cocco puro, finalmente qualcosa che sa davvero cocco puro, non da cocco sintetico. Ma il bello è che lascia i capelli davvero morbidi. Io lo utilizzavo anche perché nel cambio stagione tendo a fare un po' di dermatite qua, e mi sono salvata probabilmente anche con questa maschera qua, perché facevo proprio anche l'impacco proprio qua così, e vi assicuro che nonostante tutto poi i capelli risultavano belli, puliti, per nulla unti, per nulla pesanti, e a distanza di giorni il capello rimane proprio morbido e tira fuori la profumazione di cocco. Cioè, ragazze, dovete averla, sostanzialmente dovete averla. Maschi, regalatevela alle vostre donne, perché devono avere questa maschera qua, assolutamente. Per quanto riguarda i capelli, ho finito, volevo andare in ordine. Ragazzi, questa volta non mi sono comportata tanto bene con i prodotti terminati, perché ho 6.950 cose aperte e di conseguenza non posso aver terminato grandi cose, perché continuo ad aprire, perché sono curiosa, voglio annusare le profumazioni, quindi apro, 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 faccio partire il pau e poi buonanotte. Ho finito questo siero rigenerante per i capelli del marchio Marion, Enjoy Cocco, l'ho preso sul sito Make Up, non ve lo consiglio ragazze, è ombretto, sta piacendo, così almeno mi aveva accennato, questo è made in Polonia, lì c'è fatto bene, perché a me non è piaciuto, perché? Amore, ho una coccinella, ah tesoro, la profumazione non sa da cocco, assolutamente, ma qual è il problema? Che sa da una roba sintetica, ma alla fine l'ultima applicazione sapeva da cocco sui capelli,
Quando le asciugate col phon tende un po' a tirar fuori quel retrogusto di cocco, ma sentendolo subito così, la prima sensazione è una roba sintetica, io non ci sento il cocco. Però vabbè, sorvolando sulla profumazione, mi lasciava il capello un po' appesantito, non mi faceva più il mio classico riccio, io ho i ricci classici, proprio molla, me lo faceva un po' più appesantito, sentivo il capello un po' appesantito. L'unica cosa, ragazzi, che però vi posso consigliare è di usarlo chi va magari tipo a sciare, chi sta tanto fuori al freddo, perché mi dava una sensazione di protezione, creava questa patina, non contiene silicone né niente, quindi non è una patina siliconica, ecco, è una sorta di patina, diciamo, naturale, creava questa patina nel capello, questa protezione, che sentivo il capello proprio riparato fino al lavaggio, rimaneva questa patina, non è una patina untile, non vi fa il capello unto, non fa l'effetto tipo gel, il capello appiccicoso, il riccio viene fuori alla fine normale, appesantito ma normale, però sentivo davvero i capelli a posto, cioè sentivo i capelli, non so, non mi è mai capitato di tornare a casa e sentire i capelli stopposi per il freddo. Sentire i capelli un po' sfibrati, un po' congelati proprio per il freddo. Ecco, questo qua vi fa una sorta di patina, proprio un siero, come un siero viso. Secondo me va a proteggere il capello dal freddo, dagli agenti atmosferici. Ecco, quindi lo promuoverei sotto quel punto di vista lì. Però lo consiglierei più a chi ha tanti capelli ma mossi, non ricci, perché non vi tende a fare il riccio normale, ve lo tende un po' ad appesantire. Ecco. Ho finito questi pads, per i capelli ci siamo. Ho finito questi Polar White Birch Purifying and Exfoliation Face Pads. Erano dei dischetti di cotone, double face. Un lato si passava all'inizio, poi si girava e si passava la seconda passata con quella la parte lì. Parlo di natura siberica. Li avevo presi sulla campagna di Privalia. Vi dico la verità che questi non è che mi hanno entusiasmato, vorrei provare altra tipologia. Purificante, esfoliante, non lo so, io poi mi lavavo la faccia, lo passavo, mi facevo la maschera e poi mettevo il mio tonico. Comunque per carità mi sembrava che la pelle fosse pulita, però non mi hanno fatto quell'effetto wow. Ecco, non mi sono dispiaciuti, ma neanche da dire di ricomprarli. Ecco. Poi veniamo ad altre cosine. Allora, vediamo un po'. Ho finito, vorrei andare no, ancora prodotti viso, facciamo così. Sì. Ho finito il tonico della Dottor Organic Skin Clear Tea Tree Purifying Toner 5 in 1. Ne ho parlato meglio in un video dove vi facevo vedere i prodotti che stavo utilizzando. Qua dice riduce i pori, riduce il sebo, controlla il sebo, l'olio, pulisce, eccetera, eccetera, eccetera. A me non è piaciuto più di tanto perché, ragazze, l'ho trovato molto schiumogeno, faceva proprio la schiuma, anche se ne mettevate un goccio, faceva la schiuma e lo sentivo pesante. Io amo la profumazione di Tea Tree, non c'è niente da fare. Buonissima, si sente un sacco. Vi dico la verità che no, non ce n'è più. Puliva, davvero puliva il viso, però lo sentivo non tanto che poi lasciasse il viso leggero, purificato, tirava via l'unto, lo sentivo che poi il viso si appesantiva, dava una sensazione di appiccicoso, di qualcosa di pesante in faccia. Quindi poi con questa schiuma, io odio i tonici che lasciano la schiuma, perché il tonico non andrebbe a risciacquo, ma mi riempivo di schiuma, quindi poi veramente ho... Mi faceva caldo, mi faceva una sensazione di pesante, che perché la pelle grassa non è per niente adatto. Quindi non mi è assolutamente piaciuto. Peccato perché Dottor Organic di solito fa cose buone, a me avevo provato altre cose e mi era piaciuto. Ho finito la crema viso giorno Alga Detox di Erbolario SPF 15, eccola qui. In verità avevo incominciato ad utilizzarla per il giorno. Ma per la mia tipologia di pelle, perché poi ha anche la protezione solare SPF 15, quindi ho detto boh, sono a posto, protezione quotidiana anti-inquinamento. In verità, ragazze, per la pelle grassa è un po' troppo strong, specialmente nel periodo estivo. In inverno, se ne mettete un cincinin, può andare. In estate, evitatela.
L'ho semplicemente finita alla sera, perché alla sera venivo a casa con la pelle arrossata fuori dal freddo, caldo, freddo, sapete anche adesso, dentro nei centri commerciali, nei supermercati si muore dal caldo, uscite fuori c'è freddo, quindi si sente la pelle che tira. E io l'ho finita utilizzando di sera, mi sono fatta questo bello impacco così, andavo a letto la mattina, in quel caso lì, alla mattina mi svegliavo senza pelle unta, bisunta, come invece mi faceva durante il giorno. Sentivo proprio la pelle che non tirava più, passava il rossore. Ecco, quindi se ce l'avete in casa, e non, allora, chi ha la pelle grassa non ve la consiglio. Se ce l'avete in casa e non sapete come finirla, provatela come ho fatto io alla sera e vi dico la verità che in quella maniera lì mi è piaciuta. Io parto dal presupposto che a me le creme viso di Erbolario non mi piacciono. A parte quella al limone colorata, non mi piacciono. Ne ho provate in vari campioncini, ma non sono capace di farmela piacere. Ho finito poi, per quanto riguarda le mani, sì, ho finito due saponi. Il sapone di Govi, questo qua ce l'avevo ancora durante il primo lockdown, la primissima pandemia, avevo fatto scorta di saponi, tutto online. Non male, ma secondo me un po' troppo liquidino. Il lavoro suo lo fa, profuma, non secca le mani, però ragazzi l'ho trovato un po' troppo liquido. Secondo me se ne va un po' a sprecare troppo. Ho utilizzato invece questo che mi ha mandato Serena. Serena, ti mando un bacio, il Sienna Hand Wash al Water Lily Apricot, quindi all'albicocca. E ragazze, io l'ho capito dopo perché l'avevo travasato, rido per non piangere perché è proprio sveglia. L'avevo travasato e dicevo: ma com'è che è così liquido? Quindi l'altra metà l'ho utilizzata poi da qua. Ho detto: aspetta, che proviamo. Mi si è aperta l'illuminare. Infatti, è sapone in schiuma, il profumo di Albicocca e Ninfea. Schiuma perché fa la mousse. Ecco perché era troppo liquido. Fa una fantastica mousse. L'inci non mi piace, non parliamo di inci perché l'inci non mi piace. Fa una bella mousse lavante, davvero lavante, e profuma carino, insomma, per quello. Poi, per quanto riguarda, oh, come sono dimenticata, che per quanto riguarda gli occhi, ho finito il Pur Blue di Yves Rocher, no, in francese non lo voglio. Lo struccante, ecco, l'ho utilizzato per gli occhi, fantastico, ragazze, buonissimo, strucca davvero l'impossibile, non brucia, non lascia unto, non fa nessuna patina, fantastico, davvero. Poi ho finito per i denti il Sensitive White and Fresh, questo è il dentifricio all'aloe che si trova da Eurospin. Vi dico la verità, ragazze, con microgranuli, io lo utilizzavo molto perché l'avevo consigliato ancora all'inizio quando Carlita era Carlita normale, e per il discorso di inci, fatto bene, non contiene fluoro, in teoria, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, xilitolo, aloe, eccetera, menta. Però, ragazze, io sono stata a fare la pulizia dei denti. Questo qua mi ha dato un po' di sensibilità, sentivo il freddo, sentivo il caldo, cosa che di solito non mi succede mai. Ho dato la colpa alla pulizia dei denti, però nonostante poi sia passata una settimana, 2 settimane, così questa sensibilità continuava. Quindi credo sia proprio il dentifricio. Qua dice azione specifica, sensitive, studiato per le gengive sensibili. Non vorrei fossero queste micro capsule di aloe che potessero dare un po' di problemi, magari specialmente dopo una pulizia dei denti. Ecco, peccato perché noi l'abbiamo sempre utilizzato, costa poco e ci eravamo sempre trovati bene. Non so se hanno cambiato formulazione, però mi hanno dato questo problema. Ho finito il colluttorio dell'Equilibra, questo qua classico, senza zucchero né niente, sapete che io amo Equilibra. Per quanto riguarda invece il corpo, ho usato questa saponetta qui, che mi aveva mandato Ombretta, eccola qui. Qua dice che è il sapone a cinnamon e orange, quindi cannella e arancio. La profumazione si sente molto che è cannella arancio. L'unica cosa è che l'ho trovato un po', no, un ticcio, un po' corposo. Più che sapone sembra, sapete, quei burri solidi, ecco. Però comunque ragazzi, è carino adesso. Io ho imparato da Ecaterina ad usare la saponetta prima del bagnoschiuma, perché ci sono stati dei periodi che c'era il bagnoschiuma che non mi lavava, io continuavo a lavarmi e continuavo a puzzare. Boh. Al che ho deciso, seguendo poi lei, che mi ha fatto scoprire dopo 30 passa anni, no, ne ho 31, mamma mia, mi ha fatto scoprire questa storia, nel senso,
si sapeva la saponetta, no? Cosa servisse, per carità, però l'ho sempre usata per le mani, sì, ogni tanto lo usavo alla doccia, però non l'abbinavo al bagnoschiuma, ecco. Invece vi dico la verità, provate anche voi se avete dei bagnoschiuma che vi domandate perché puzzate anche dopo la doccia, e per il motivo che magari il bagnoschiuma non fa abbastanza il suo dovere, abbinate una saponetta che andate sul sicuro. Crema mani Karité d'Africa, pelli normali o secche di Bottega Verde. Profumazione molto buona, ho amato questa profumazione qui. Il problema è che non l'ho trovata poi così tanto idratante, come la dicitura dice, per pelli secche. Ho finito la Cica Plus della Roche-Posay Balsamo B5, l'aveva consigliato Ekaterina. Ragazze, mi è piaciuto, ma piaciuto abbastanza. Buona, allora, per quanto riguarda le mani secche screpolate, assolutamente sì, fa, crea proprio una patina un po' unticcia, quindi dovete andare a letto, non dovete toccare nient'altro, però va a riparare. L'ho utilizzata dopo ceretta, prima di questa fantastica dermatite, e vi dico la verità che comunque anche il suo faceva. Non mi ha entusiasmato così tanto per il rapporto quantità-prezzo, però vi dico la verità che se la dovessi trovare ancora in offerta, comunque da tenere in casa, è comoda. La crema invece che mi ha salvato la vita per quanto riguarda la dermatite, ve la faccio vedere, ma chiedete parere a un medico, si chiama Bio Efitelia Plus Crema, eccola qui, fantastica, cioè fumata praticamente. Il bello di questa crema qua, ragazze, è che è un made in Italy, ma è totalmente naturale. Ho beccato una dottoressa che probabilmente la pensa come me. Dispositivo medico indicato per il trattamento e cura della cutelesa, perché io poi mi sono rotta a sangue ovviamente. Contiene BioGR6, barriera cutanea in fibra 100% vegetale. Non contiene antibiotici, cortisone, siliconi, acido ialuronico e ossido di zinco. Io pensavo non riuscisse a farmi un tubo, e vi dico la verità, ragazza, ha fatto invece il miracolo. Parlatene con il vostro medico se soffrite di dermatite, perché è fantastica. Tra le altre, leggevo nel fogliettino che mi sono tenuta alla scatola, perché penso che comunque andrò a ricomprarla da tenere in casa per qualsiasi cosa, perché è adatta per scottature, ulcere, eccetera, eccetera. È adatta anche per le piaghe da decubito, ma anche per le piaghe per le persone che hanno il diabete. Questa qui, lei poi me ne ha dato un'altra come mantenimento, è adatta anche proprio a cutelesa, quindi rotta, dove c'è sangue, eccetera, eccetera. Fantastica. Ve la rifaccio vedere, chiedete al medico, perché è una bomba. Non pensavo che mi risolvesse una crema naturale il problema. Io avevo iniziato con l'auromicina, gentamicina, qui l'avevo in casa e zero. Messa quella, tutto è un altro mondo. Ho finito poi due profumi, sto parlando del Lady Sugar Fior di Magnolia, questo qua di Eurospin, troppo dolce per i miei gusti, ragazze, ma un dolce non tanto stucchevole, però un dolce persistente, un dolce che non, su di me non mi piaceva. E poi, ragazzi, ho avuto problema col dosatore, si era rotto nel giro di poco, quindi c'era profumo che veniva fuori dappertutto tranne che dallo spruzzino. Ho finito Vaniglia delle Antille, questo è il marchio Like Cosmetici, www.likecosmetici, io lo prendo alla spina. Vaniglia delle Antille buonissima, adesso voi vi sareste domandando, no? Bocci quello perché è troppo dolce, poi usi Vaniglia delle Antille? Certo, è la mia intelligenza, no? Perché Vaniglia delle Antille sa da vaniglia, ma non è quella vaniglia tipo Pink Sugar. È una vaniglia buona, non lo so, che è spruzzata non addosso ma sui maglioni, fa proprio un dolcetto. Quando me lo mettevo, io non posso andare al lavoro con i profumi, quindi non mi spruzzo mai i profumi sulla divisa, mi spruzzo un profumo la mattina e poi alla sera vado al lavoro, alla sera faccio il turno nel pomeriggio, diciamo così, però magari mi sveglio alle 8, devo andare a fare altre commissioni, eccetera, eccetera, poi ovviamente non me lo rispruzzo perché appunto al lavoro non si può. Nonostante tutto, andavo al lavoro, passavo anche con la divisa, quindi con i vestiti cambiati, quindi non ce l'avevo più addosso, e più di una collega mi ha detto: senti, mi sembra di essere vicino alla Bauli, praticamente dove fanno i panettoni, i pandori. Vai via, perché se poi ti trovi una che ti lecca, sai il motivo, così mi ha detto una collega. Quindi sa proprio da dolcino, no? Da pandoro, ecco, deve piacere.
deve piacere, al mio compagno per esempio non piace, però rispetto all'altro io l'ho preferito come profumazione. Ho finito poi, in verità qua dice viso, ma io l'ho usato per i piedi, la crema multiattiva rigenerante di Barò. Questa qua ce l'avevo anche questa dal primo lockdown praticamente, perché avevo fatto un ordine su Barò. Barò è di Cuneo, è una linea di prodotti con estratti di sema di uva biologica coltivato a Barolo, però ragazze è cara. Per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo non ci siamo, secondo me. I prezzi sono davvero alti, l'inci non sempre è buono e la qualità del prodotto non è che sia poi così il massimo. So che alcune avevano avuto anche dei problemi, tipo una sorta di allergia, c'erano venuti fuori dei brufoletti rossi, eccetera, eccetera. Quindi questa era per il viso, ma io ho deciso di utilizzarla, ragazze, per i piedi, perché a parte sono difficilissima per le creme viso, ne apro 6.000 e poi le lascio lì perché non ce n'è una che mi piace per quanto riguarda la mia tipologia di faccia. Quindi ho detto è inutile che vado ad aprire un'altra crema per poi lasciarla lì. Mi serviva una crema a piedi perché ero... non è che ero senza, non avevo voglia di cercare tra le scorte, mi serviva una crema a piedi, ho trovato questa qua e ho detto perché no, proviamola. Alla fine, ecco, per i piedi ha fatto il suo, non posso dire niente. Ovvio, se avete i piedi tanto screpolati, tanto secchi, fa quello che fa, insomma, non è corposa apposta per il piede. Però come mantenimento, ragazze, vabbè, funziona. L'ho data anche da provare ad Ombretta, chiediamo a lei se ci dice se l'ha provata, come si trova per il viso. Ho finito una crema mani regalata da un collega, il marchio è il Triskel, non so dove l'abbia comprato, pistacchio, intanto io vado avanti a sporcarmi, eccolo qui. E come crema mani cosa dire? Un po' corposa, ah ce n'è ancora, non l'ho riesumata dal barattolo, comunque ve la faccio vedere. Corposa, intanto la spalmo sul braccio, vedete bianca, lascia scia bianca. Io non ho trovato la profumazione, intanto me lo metto anche un po' sul tatuaggio. Non ho trovato la profumazione di pistacchio, ma l'ho trovata in verità di mandorle più che di pistacchio. Infatti spesso dicono pistacchio, ma secondo me alla fine più che pistacchio è una profumazione di mandorle. Però comunque vedete si è assorbita. L'unica cosa è che secondo me è troppo corposa, però è talmente corposa che non è abbastanza idratante. Qua dice super idratante a base di olio di pistacchio, estratti di bacchi di goji, calendula d'agricoltura biologica. L'inci era fatto bene, lui sapeva che ero fissata con questa cosa, però mi è piaciuta, però secondo me è più una crema, nonostante la scia bianca che faccia, secondo me è più una crema per le mani non invernale, più tipo autunnale, anche verso la primavera così, perché si idrata, ma se avete le mani troppo secche causate dal freddo non è poi così tanto idratante. Comunque non male, carina, mi è piaciuta. Ho finito poi due cremine corpo mandate da Ombretta. Ombretta mi ha mandato questa qua di Balea al cherry, sentite che CH proprio, sapete che io amo queste mini cremine qua perché sono carine da portare nella latta, tutto fare, diciamo così, idratano, fanno il loro. Una volta costavano 99 centesimi, adesso l'hanno messo a 1,30 euro, sono 1,40 euro, parliamone. La profumazione è buona, non sapeva da Marena quella brutta, era una roba abbastanza neutra. E poi di Isana invece ho finito il body padding, body cream caramel. Ragazzi, era proprio un caramello, cioè profumazione da latte condensato, della verità, ma la consistenza era proprio gelatinosa. Io infilavo il dito dentro, sprofondavo, faceva... Sapete quelle gelatine che fanno vedere nei film americani, che le muovono e la gelatina fa bla bla bla, tipo... Flubber era, sì, la consistenza era quella, però mi piaceva perché poi sulla pelle si stendeva bene, si assorbiva bene, non faceva unto, però idratava al tempo stesso, quindi Ombretta, acquisto azzeccato. Poi ragazze, veniamo a noi, ho finito questo ombrettino della Kiko, la eyeshadow, la colorazione 101, andavano di moda una vita fa, presumo, con questo... spugnetta qua non si vede neanche più, no, perché se n'è andato, no dai, vedete, era un rosa ovviamente più intenso e mi è piaciuta, ragazze, vi dico la verità, ne ho altre di altre colorazioni, l'ho utilizzato per andare al lavoro che non ci si potrebbe truccare molto, ed è un rosa tenue, però ragazze dura tutto il giorno, davvero fantastico, non so se Kiko le farà ancora, se li trovate anche online prendeteli di tutti i colori perché sono super validi. Poi il mio compagno ha finito Zero Impact, il sapone liquido, bambù, avocado e tea tree oil, lui lo usava in doccia anche se era un sapone mani e si è trovato bene.
Ho finito Fiore dell'Onda, crema fluida per il corpo. Ho scritto buona estiva, però sa di mare, sa di sale. È vero, sa proprio da sale. Avete presente, ragazze, il profumo Tesori d'Oriente con l'azzurro? Eccolo qua. È lui. Io pensavo, infatti, pensavo, è molto persistente, mi spogliavo e sentivo ancora questa profumazione, mi domandavo, l'ho già sentita, poi ho annusato l'acqua profumata che mi aveva mandato sempre di Tesori d'Oriente Ombretta ed è lui. Buonissimo, adoro, penso che Fiore dell'Onda andrò a prenderlo, fantastica come crema, ma proprio come profumo, sa da mare, sa da fresco, sa da spiaggia, sa da sale proprio. Crema per il corpo L'Argan, stupenda, sa da cacao, lascia la pelle super morbida, sempre di Erbolario. Bagno gel di Erbolario Albero di Giada, ho scritto molto fresco, è vero. Profumazione buona per quello. Poi, Erbolario, cordo di arancio, bagno schiuma, buonissimo, amaro, adatto anche per gli uomini, se ho scritto. Crema corpo energizzante ginepro nero, questa qua è da uomo, dice il mio compagno, buona, ma lascia un po' di scia bianca, sapete i maschi come sono, no? Non stanno lì a spalmarsi grandi robe. Maschera riequilibrante viso, le driadi argilla rosa e pompelmo, devo dire che non mi è dispiaciuta affatto. Maschera di balea rigenerante al latte e miele, io la amo, quando ho la pelle che tira dal caldo e il freddo, voglio qualcosa di vado sempre a cercarla perché poi è una coccola anche per l'olfatto. Di Zao, strawberry e collagene. Sapete che a me queste mascherine qua piacciono sempre tanto. Ho finito anche rosa e collagene. Allora, questa è Clarifying Bubble Mask. Invece l'altra è Firming Face Black Mask. Questa qua invece fa le bolle. Quindi è super 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 purificante. Adoro fare la maschera alle bolle quando sento la pelle un po' troppo unta più del solito perché wow, pulisce a fondo. Gel detergente viso e mani, bacche, fiori di legno, io cosa ve lo dico a fare questa profumazione qua di Erbolario, la amo alla follia, fantastica davvero, buona e la sta adorando anche il mio compagno, quindi adatta anche da uomo, se volete comprarvi un profumino usatelo tutte e due perché è buonissimo. Pure Active di Garnier, Mattifying and Imperfection Targeting, altri tri acido salicilico, buona, io amo queste maschere di Garnier. Ho fatto la maschera HQ, oggi il mio inglese è molto così, maschera rinfrescante, si vede che sono a casa dal lavoro, sono più esaurita. Allora ho scritto, pensavo peggio, e Caterina, infatti del canale Witch Pozioni di Bellezza che saluto, l'aveva un po' bocciata. Io ho scritto non mi è dispiaciuta, è imbevuta il gusto per me, il gusto, è imbevuta il giusto per me, leggermente secca ma non troppo, tessuto però troppo piccolo, profumo wow perché è cocco e acido ialuronico. Maschera, la camomilla del Garnier, io quando ho la pelle in fiamme vado sempre a cercare lei, ottima come maschera dopo sole, poi se andate a sciare o okay, che dovete avercela in casa. Tea tree di Misha, profumo top, ben imbevuto, però non lo so, ma queste mascherine qua non mi stanno piacendo. Vitamina C, mandata da Ombretta, ampolla, antifatica di Garnier, tessuto leggero ma buonissimo, pelle wow. Ombretta, sto tenendo quella languria come reliquia. Balea, ho scritto no, puzza, tessuto piccolo, siero, sembrava sapone, troppa schiuma. E peccato che ne ho ancora. La maschera in tessuto idratante e profumo di ciliegia, evitatela, meno male che è un'edizione limitata. Detoxifying, maschera di Primark all'avocado, maschera in crema, ok, ma no effetto wow, ok, ma no effetto wow, pelle però pulita. Maschera viso di Equilibra, io amo queste maschere qui. Io registro vicino alla porta e ogni volta faccio un infarto. Maschera alle rose, senza età, filler, acqua alle rose, maschera in tessuto antirughe, intensiva, con acido ialuronico vegetale, ho scritto un po' secca. Dr. Scholl, piedi mask, mandato da Ombretta, buone, super imbevute, lasciano davvero i piedi morbidi. Ombretta, grazie, anche perché queste maschere davvero costano.
Red Ginseng, tra l'altro me l'ha mandata anche Serena, sì. Red Ginseng, questa maschera qua puzza come una cimice schiacciata. Maschera al latte, ho scritto puzza, tessuto un po' piccolo. Made in Corea, questo dice, stavo cercando un nome, Post Cosmetics. L'avevo preso su una campagna su Privalia, campagna super bocciata perché non me ne piace neanche una di queste maschere qua, non mi fanno wow. Di Zhao, Black Space, questa maschera con il siero all'interno, la sua capsula da schiacciare all'interno, era l'ultimo superstite. Devo dire che non l'avevo super promosse, cioè non l'avevo promossa all'inizio, però tutto sommato questa volta non mi è dispiaciuta. Maschera di Geomar con ambra oceanica, fiore di bisco, anti-age, mi è piaciuta, io sto amando Geomar. Ho finito questa invece di Alverde, stranamente mi è piaciuta perché Alverde di solito non mi piace molto. Maschera viso 2 in 1 purificante, step 1 peeling, step 2 maschera idratante. Ragazze, se la trovate compratela perché questa è davvero buona, mi è piaciuta moltissimo, lascia davvero la pelle pulita. Fresca di questa fresca di appena fatto, Plumping Vitamina e Sheet Mask di Primark, costa poco ma è buona, made in Corea, tessuto spesso ma ben imbevuto e lascia la pelle liscia. Se andate da Primark fate scorta. Acqua di Parma Colonia, mi ha mandato Ombretta, davvero buona, mi è piaciuto. Leggero, poco persistente su di me, ma mi è piaciuta come profumazione. Avif Biocell Face Mask idratante, io amo queste maschere in cellulosa di Avif, fantastiche, veramente dovete averle perché sono una sicurezza. Poi ci siamo, sì. Balancing Sheet Mask, superfood, buona, tessuto ok, lascia la pelle, wow, Farm Skin. L'ho preso su, sempre su Privalia. Poi, vitamina C di Balea, ho scritto davvero buona, pelle compatta, pulita e super luminosa. Non so se si trova ancora, dice maschera bifasica in tessuto con vitamina C e acido ialuronico. Io ce l'avevo lì da una vita, all'interno c'era il siero da mettere all'inizio, non dopo, non ho capito come mai, però prima andava messo il siero ben spalmato e poi si andava a mettere la maschera che era imbevuta comunque. Io pensavo, ho detto minimo, poi sarà secca, in verità no ragazzi, è davvero buona, non so se si trova ancora perché io non l'ho più vista nel mio DM. Poi ho finito altri campioncini di Erbolario effetto reale, allora qua ragazzi apriamo una parentesi, shampoo nutrimento intenso, non male, io facevo, avevo grandi aspettative su questa linea perché la maschera, eccola qui, l'avevo amata, la maschera per i capelli, andrò a prendere probabilmente solo la maschera perché la maschera è davvero una bomba ragazzi, sa proprio da miele, super nutriente, azione restitutiva per capelli secchi e sfibrati, miele pappa reale, davvero buona. Lo shampoo, ragazze, shampoo, un flaconcino così mini, io ho fatto neanche metà passata, non è che vi posso dire più di tanto. Il balsamo invece dice aminoacidi della pappa reale all'ibisco, nutre e fortifica, in verità mi ha seccato i capelli, non ho capito il perché. Ho sentito i capelli secchi, il siero, ho fatto una cavolata ragazze, praticamente. Siero riparatore per capelli, trattamento intensivo, previene e riduce la formazione di doppi punti. Benissimo, voi leggete un siero prodotto per i capelli, cosa fate? Lo mettete come styling, no? Benissimo. Ho messo il siero, mi sono messa il turbante, intanto mi sono andata a sistemare la faccia e quant'altro. Accendo il phone col diffusore. Metto lo spray protettivo per appunto il phon e ragazze, una fumara, ho fatto la nebbia in bagno, preoccupato, ho detto adesso rimango pelata, vai a capire cos'è, non riuscivo a capire perché avevo dato per scontato che il siero si mettesse dal capello bagnato, il cavolo, diceva dopo distribuire il siero a chioma asciutta, benissimo. Quindi ragazze, allora, non vi posso dire se mi ha fatto bene o male perché praticamente ho fatto il fumo. I capelli non si sono bruciati, non si sono assolutamente rovinati, sono questi che avete visto. Però ragazze, cioè se comprate un siero di Erbolario ricordate di leggere attentamente se dietro c'è scritto da utilizzare su capelli asciutti o meno. Non fate come me ragazze, veramente. Non ci siamo, peccato perché su quella linea lì avevo proprio fatto affidamento, volevo prendere proprio le full size di shampoo eccetera eccetera, meno male che non l'ho fatto perché
Ripeto, a parte la maschera che andrò a prendere, il resto non mi è piaciuto. Il siero da utilizzare su capelli asciutti, boh, io non sono abituata ad utilizzare i sieri, vi dico la verità, sui capelli asciutti, perché mi danno come una sensazione poi di appesantire troppo il capello. Una volta usavo la Fito 7, quelle creme che compravo anche, la linea proprio Fito, che andavo a prenderla in farmacia, e quella si utilizzava anche su capelli asciutti, però ragazze, la utilizzavo quando sapevo che poi dopo qualche ora sarei andata a lavare i capelli. Principalmente tendo ad usare le robe con i capelli bagnati. Boh, non riesco a capire queste cose da utilizzare con i capelli asciutti, veramente. Per la mia tipologia di capelli forse è un po' troppo. Ecco, mi appesantiscono proprio il capello. Bene, ragazzi, ho parlato per una vita, quindi vi lascio andare, vi mando un bacio e ancora tanti, tanti, tanti auguri. Speriamo che il 2022 faccia realizzare tutti i nostri sogni, davvero.